Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati! Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati! Oggi, come avete letto dal titolo, andremo a vedere alcuni cosplay che ci suggerisce Google, ok? Quindi andrò a fare una ricerca su Google, scriverò cosplay, mettiamo Italia, aggiungo Italia perché se no mi escono cosplay proprio alla Chin Chan, diciamo, e vediamo quello che ci suggerisce Google, se ci sta già anche qualcuno di voi così che ci sta guardando, magari Google ti pia foto e ti schiaffa là. Quindi andiamo a subito a vedere, ma prima di iniziare ragazzi vi voglio ricordare di iscrivetevi al canale, attiva la campanella, mettere like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, se uscite in questo video, se Google vi abbia fatto la pubblicità, vi ha messo nella cosa sua, scrivetelo qua sotto nei commenti, ok ragazzi, iniziamo subitissimo senza perderci troppe imbarambate, diciamo, ok? Allora andiamo su Google, navigazione in incognito, se no qua tutto esce incosato, quindi facciamo Google a posto. Allora scriviamo e cerchiamo cosplay Italia, ok ragazzi, pronti? Ok, immagini. Allora, lo vediamo cosa ci suggerisce il nostro amico Google. Andiamo a vedere. Andiamo da qua. Ok. Andiamo a vedere cosa ci suggerisce il nostro Google. Allora, queste occhi di gatto. Vediamo. Ma. Cosplay Italia 9. Cosplay Italia. Però la cosa particolare è sto tipo che sta qua dietro, raga. Ma tarà! Cioè sta guardando proprio nell'infinito degli occhi di gatto, diciamo, sono sei occhi di gatto e lui ci, diciamo, sta proprio. Però belle, ci piace, questo dov'è che? Non lo so, non lo scopriremo mai, se non voi che se lo state guardando, scrivetelo nei commenti dove vi trovo, portare qualche fiera così. Vabbè, andiamo avanti, vediamo, le cosplay italiane da seguire su Instagram, ma, vabbè, ok, non conosco, questa non la conosco, diciamo, e vabbè, andiamo, questa, la Nami, però... Bella, ci piace, proprio ok, sì, va benissimo. Poi andiamo all'altro. I cosplayer in azione, questo è tipo un raduno di Super Mario, no, non è Super Mario, un raduno così, da Luca, lui, riconosco il Luca che ci sta qua dietro, vediamo. Riconosco il Luca che c'è qua dietro e questi... Vediamo se c'è qualcuno che conosciamo. Non lo so, ragazzi, se ci siete in questa foto, scrivetelo nei commenti, mi raccomando, ragazzi. Ok, andiamo indietro, andiamo a vedere. Oh, questa ci piace, ci sta. Le Sailor Moon ci piacciono sempre, sono sempre ben apprezzate le Sailor Moon. E beh, questa credo sia un Luca, credo. Vabbè. E quindi bella cosplayer, non so come si chiama, e vabbè, sto bastone così da Sailor Moon, giustamente, e quindi bello, voto, diamo un voto, voto 8, ci sta, 8, ok, invece quelli di prima, quello era un gruppo, quella Nami di prima pure un 8, le tre occhi di gatto ci sta un 7, dai, ci sta, solo perché sono un po' più coperte. Quindi andiamo avanti. Questa credo sia un'immagine 3D, non credo sia vera, no, credo sia vera, no, è una persona reale, qua ci sono i suggerimenti, però noi stiamo vedendo questa cosplayer di Tomb Raider che, raga,
è fatta talmente bene che pareva tipo in 3D, pareva, invece no, ci sta, è attrezzatura fatta bene, bella, mi piace, le zinne così a punta, come ci sta, quindi voto, dai, aumentiamo, voto 9, perché credevo fosse una foto in 3D, sai quelle cose che fanno, quelle in 3D, invece no, è proprio una persona, vabbè. Quindi andiamo avanti, questo è un raduno di Sailor Moon, non so dove, non so come, credo sia in Italia perché ho scritto Italia, cioè, quindi se c'è qualcuno che, se qualcuno, qualcuna che si rivede in questa foto, scrivetelo qua sotto nei commenti. Andiamo al prossimo. Quindi questa è di Demon Slayer, non conosco il nome del personaggio, diciamo. E quindi ok. E quindi siamo sempre a Lucca, restiamo sempre a Lucca, e questa cosplayer ci piace, fatta bene, bella, ci piace, voto 8. Stiamo vedendo tutti i cosplay, diciamo, di un certo livello, cioè cosplay così un po' più strani, un po' più, ma che non ne sto trovando. Potrebbe essere l'incipit per un nuovo video, diciamo, cosplay più particolari, più strani. Vabbè, vabbè, andiamo avanti. Questa è la Giada Robin, quando era ancora una cosplayer, quindi è Giada Robin, che sinceramente credo sia quella del centro, credo sia del centro, perché tu vedi con i travestimenti, ragazzi, che i cosplay non si riconosce, io c'ho sta cosa, non so se anche voi, con la gente cosplayata, vestita, diciamo, non le riconosco così, quindi... Se anche voi avete sta cosa, scrivetelo nei commenti, insomma. E quindi che sta con Jessica Nigri, se non sbaglio. Credo sia Jessica Nigri, credo. Vabbè. E quindi voto, raga, Giada Robin e Jessica Nigri, cioè... Non vorrei dire, ma un 10 credo che se lo meritano tutto, credo. Quindi andiamo avanti. Questa ci piace, sta Biancaneve, ci piace proprio, brava, bella, ci piace, sta Biancaneve è fatta proprio bene, brava chiunque tu sia, e voto, diciamo 9, che perché non so cos'altro ci sa, potrebbe essere da migliorare, 9 e mezzo, dai, perché non so perché, però vabbè. Questa è la... come si chiama? La Wonder Woman degli anni 80, quindi. E non so chiunque tu sia, non lo so. E ci piace, brava. Anche simile all'attrice, anche molto simile all'attrice, devo dire. Quindi brava chiunque tu sia. E voto 8 come voto. Beh, ci piace. Poi andiamo avanti, restiamo sempre su Lucca, raga, Lucca nella ricerca di Google, Lucca è proprio il top, diciamo, sempre su Lucca. E questi non so chi siano, poi c'è sto tipo che credo che gli sta famosa da dietro, dice che cazzo, vabbè. Vediamo cose strane, perché oltre alla foto ci sta pure la bambina che la guarda in maniera un po' perplessa, diciamo. Sto attacco dei giganti versione rapper, non so chi, non credo. Credo sia un attacco dei giganti versione rapper, credo. E vabbè, se mi sto sbagliando, ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti con quello di Watchmen. Bravi. Ma invece non so perché, ma Google ci ha messo in Asia, in Giappone, perché non credo sia in Italia, però vabbè. E vabbè, è un gruppo. Questi invece dove vi trovate?
Vediamo se riconosciamo il posto. No, non lo riconosciamo, quindi ci sta. Voto 8, perché l'impegno si vede in questo, in questi cosplay. Voto 8, diciamo. Andiamo avanti, c'è sta sto... vabbè, mo qua poi Google ci suggerisce pure Immorta, ci suggerisce Antonella, che veramente è troppo OP per essere commentata, diciamo, però vabbè. Andiamo a trovare che questa sponsorizza il fumetto, quindi in questa versione, diciamo, vabbè, è troppo OP Antonella, dai, è Immorta, raga, non se può dare un voto, diciamo, Immorta, se vuoi venirmi a fare compagnia nel video, io credo che tu non sappia nemmeno della mia esistenza. Però vabbè, se ti dovesse capitare per errore un video mio, sei la benvenuta per commentare i cosplay che ci escono su Google. Va bene, quindi andiamo avanti. Questo Joker del Lucca Comics ci piace, è molto fatto bene. Però raga, un po' di colore in più sui capelli ce lo potevi mettere, anche se credo che per via della pioggia, credo che abbia piovuto, quindi ti sei frascicato il colore, è andato via. Credo, o so, pensa, se scrivilo nei commenti se mi sto a sbagliare. Quindi voto di questo Joker 9, ragazzi, no. Voto 8, diciamo, vedo le cose come stanno, 8, poteva mettere un po' più di colore sui capelli, o se proprio voleva andare sul sicuro andava da parrucchiere, dal barbiere, da parrucchiere, si faceva la tinta verde e faceva il Joker proprio con i capelli suoi verdi. Se può fa. Quindi voto 8, andiamo avanti. Questa, diciamo, Romina, credo sia, si chiami Romina la cosplayer, ma non, però voto, non so di quale personaggio sia. Diamogli un voto a questo personaggio, diciamo voto 9, perché è veramente molto fatto bene, e credo che sia la ragazza di Leon Kiro, credo, non lo so, vabbè, andiamo avanti. Questa Thor femmina, ragazzi, questa Thor femmina, come si dice? Thor. Restiamo su Thor, diciamo. E bella, ci piace col martello così bella. Voto 8, ragazzi, veramente fatto bene. Brava. Questa credo sia la stessa persona di prima o no? Vabbè, comunque, ah no, Ilaria, si chiama Ilaria. E Ilaria, voto di Ilaria, voto 9, perché è fatto proprio bene. Beh, ci piace, se stai guardando questo video, brava Ilaria, ottimo lavoro, commenta qua sotto. Poi andiamo avanti, ragazzi, vediamo gli ultimi 5 cosplay che ci suggerisce Google. Ce ne sarà uno così un po' strano, un po' cosato. Vediamo questa. E questa, stiamo a Romix, questa cosplay, non so come, questa cosplayer, non so come si chiama, però ci piace la foto, piace molto, diciamo, e diciamo io gli darei un voto 9, anche se sto guardando in un unico singolo punto. Ok, voto 9, brava, chiunque tu sia, brava, ci vorrebbero più cosplayer del genere, brava. Quindi quarto cosplay, diciamo, ad andare a vedere Attack of Titan, ragazzi, ci mancava un Attack of Titan, eppure credo che stiamo a Lucca in questo caso, credo, non lo so, dallo sfondo credo sia un Lucca. Brava, voto le spade, la giacca, tutto quanto, ragazzi, un 9 non se leva, un 9 ci sta. Bravissima, commenta qua sotto se ci stai guardando, commenta se sei tu. Poi terz'ultimo cosplayer, questo è, non lo so, oddio, c'è una faccia già fissa, credo, non mi ricordo il nome, però vabbè, ci, ci
ci sta, a me piace. Io credo di aver già visto qualche cosplay di sta persona, di sto ragazzo. E vabbè, andiamo avanti. A me piace. Voto 9, ragazzi. Voto 9 perché sto cosplay, sui due cosplayer sono bravissimi. Sono proprio molto, 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 molto bravi. Quindi andiamo avanti. Secondo, ultimi due cosplay da andare a vedere. Ultime due foto da andare a vedere. Qua siamo sempre a Romix. Siamo allora. Innanzitutto partiamo che questo è photoshoppato per via delle fiamme, diciamo che ovviamente, però come cosplay, come persona ci sta, vedi? È fatta proprio, fatta bene. Tutte queste cose delle fiamme mi piace, bello, fatta bene, bravo. E questa è bravo, pure loro, bravo, ci piacciono. Voto complessivo di questi tre, diciamo, un 9, perché l'impegno si vede, le parrucche sono fatte bene, brave, le fiamme poi ovviamente sono photoshoppate, sennò piava fuoco, diventava la torcia umana anziché. Andiamo avanti. Poi ultimo cosplayer da andare a vedere, non mi ricordo il nome, ragazzi, non me lo ricordo. E vabbè, voto di questo cosplay, ragazzi, è questo. Perché si è fatto tutto bianco, si è fatto pure la cicatrice, credo sia una cicatrice o una photoshoppata, andiamo a controllare. No, io credo sia proprio fatta vera, non è un foto, una photoshoppata, diciamo. La pazienza del fast è tutto bianco in faccia e sul corpo, ragazzi, voto 8, perché se no gli avrei dato un 7 sinceramente, però voto 8. L'unica cosa, poteva fare qualche sfumatura così un po' più da rendere un po' più surreale, però chi sono io per giudicare, che non sono un truccatore, diciamo, quindi per me va benissimo così. E niente, ragazzi, quindi questo è stato l'ultimo cosplay. Andiamo a dare un'occhiata generale dei cosplay che ci suggerisce Google. E quindi votaci. Ah, ma qua c'è sta pure il raduno che ho fatto io dei Dragon Ball a Lucca Comics 2018. Questo è proprio bonus extra, diciamo. Questo qua, eccolo, vedi? Oh, questo è il raduno che feci io nel lontano 2018 al mio prima Lucca Comics. Oh, vabbè, ma che belle, guardate sti ragazzi che ci stanno qua. Questo so io, ti va con Gotenks fusione Gotenks. E guardate qui, c'è pure la Bon Mickey, c'è sta che fa Ribrianne, ragazzi. Questo bonus extra, voto 100, perché ovviamente è roba perso, cioè è perso, roba che ho organizzato io, quindi voto 100. Quindi ragazzi, tutti i cosplay che stavano a Romix, a Lucca Comic 2018, vedi, siamo stati anche suggeriti nella pagina di Google, perfetto, bravi, ci piace. Ok, e quindi ragazzi, finisce qua questo, diciamo, questa cosa così di Google che ci suggerisce alcuni cosplay. Prossimo video ho intenzione di fare sempre una cosa così dei cosplay, ma magari cosplay brutti, oppure cosplay epici, cosplay geniali, che dite, ragazzi? Ci può stare? Scrivetelo qua sotto nei commenti e domani faccio un post di suggerimenti per capire se ci può stare qualcosa di cosplay così per farse due risate, raga, se fai giusto per farse due risate, andiamo a vedere qualche altro cosplay, diciamo, in maniera un po' più strana, diciamo. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video, che di lunedì, che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un video lunedì prossimo. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao!